L'Europa intera ricorda il 27 gennaio, giornata delle vittime della Shoah, del popolo ebraico. Sono passati 74 anni da quando l'esercito dell'Armata Rossa entrò nel campo di concentramento di Auschwitz in Polonia. E a Venaria, come nel resto del mondo, le coscienze si sono fermate per ricordare uno dei momenti più bui per l'umanità. Occhi lucidi e tanta commozione al passaggio degli ebrei scortati dai nazisti in mezzo al mercato di Viale Buridani, dove si è svolta la rievocazione storica La memoria rende liberi, un epilogo della deportazione nazifascista in occasione della giornata della memoria che ricorda la Shoah. Una rievocazione di grande impatto, organizzata dalla Presidenza del Consiglio e il Comitato della Memoria, dove gli attori e i ballerini dell'Associazione Centro Nuova Danza SD di Settimo Torinese, guidati dalla direttrice Stefania Montorio, hanno rivisitato in modo eccellente gli anni della vergogna, delle leggi razziali e della deportazione degli ebrei italiani. Questo progetto nasce in collaborazione con il Comune di Venaria, che ci ha chiesto di rievocare un'immane tragedia dell'umanità. Abbiamo cercato attraverso il teatro, attraverso la danza e la musica di portare più che altro un messaggio di speranza, di memoria, per non dimenticare quello che è accaduto in quell'epoca, ma soprattutto un messaggio di speranza affinché l'uomo riesca in qualche maniera a non cadere in queste tragedie così gravi e drammatiche. Le celebrazioni hanno avuto inizio nella mattinata di sabato con questa toccante ricostruzione partita da Corso Matteotti per raggiungere prima la piazza del municipio, piazza Vittorio Veneto, per terminare in piazza Annunziata. Ad accompagnare la rappresentazione storica, gli alunni della quinta elementare dell'istituto comprensivo Venaria 2 del plesso scolastico Oscar Romero.